Quello che è accaduto ieri è da definire come una bomba d'orologeria che non ci aspettavamo dopo le indicazioni del segretario generale Federico Cuccolini e del responsabile dell'area legale Guido Blandini, i quali avevano sostenuto che la procedura per l'affidamento in house al Cogesa era legittima. Lo ha affermato il sindaco di Sulmona Peppino Ranalli, che in una conferenza stampa questa mattina ha addossato le responsabilità al dirigente dell'ufficio ambiente Amedeo Deramo e alla responsabile Maurizia Di Massa, che hanno fatto tutto d'iniziativa loro, ha detto il sindaco, andando contro la volontà dell'amministrazione comunale, ripeto, del segretario e dell'ufficio legale del comune ed anche del Cogesa, decidendo di non firmare più per l'affidamento in house, ma concedendo una proroga di 5 giorni alla M Consorzio. Un fatto molto molto grave, di cui sono amareggiato in questo momento, perché noi abbiamo tenuto una conferenza stampa con l'amministrazione e col presidente del Cogesa, dove da oggi, primo di novembre, doveva essere operativo il servizio di affidamento in house. La bomba d'orologeria sono stati 2 ricorsi della Undis e della M Consorzio, arrivati all'ultimo giorno proprio per non far partire il servizio, ha aggiunto il sindaco Ranalli, rivolto ai lavoratori che hanno dato sfogo a tutta la loro rabbia, intervenendo più volte nel corso della conferenza stampa. Dopo i 2 ricorsi, il problema è sorto sull'interpretazione della norma del codice degli appalti. L'ufficio ambiente, invocando una clausola relativa al contratto degli appalti, che vieta, diciamo, la prosecuzione dell'affidamento della gara in funzione di ricorsi, ma che riguarda esclusivamente gli appalti quando ci sono più concorrenti, ha ritenuto opportuno di sua iniziativa non proseguire con l'affidamento in house, la firma del contratto, ma di fare una proroga di 5 giorni all'attuale gestore Consorzio M. Il settore ambiente del comune non si è voluto assumere le responsabilità, scatenando così la reazione del sindaco Ranalli, anche quando stamane ha aperto la porta del suo ufficio per la conferenza stampa. Pur essendo io rimasto fino a tarda serata in comune, solo questa mattina, con una lettera trovata sotto la porta del mio ufficio, che ho aperto nel momento in cui siamo entrati per fare la conferenza stampa, ho ricevuto notifica di questo operato. Questo me ne duole fortemente. Vivono nell'incertezza i lavoratori delle cooperative, perché non sanno a questo punto quello che accadrà dopo i 5 giorni di proroga. Chi ci pagherà e quando, si sono chiesti a gran voce. Cosa accadrà per loro tra 5 giorni? Non intendo modificare le procedure per colpa di altri che hanno provocato il danno, ha sostenuto Ranalli, che, rivolto sempre ai lavoratori, ha aggiunto: a casa comunque non ci andrete. L'amministrazione aveva dato una indicazione ben precisa alla struttura, cioè quella dell'affidamento in house. Oggi, se ci sono responsabilità dal punto di vista finanziario, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista di eventuali risarcimenti danni, chi si è assunta questa responsabilità ne risponderà personalmente. Dopo aver manifestato profondo rammarico e sconcerto, Peppino Ranalli intende passare ai fatti. Ultimerò le mie prerogative, ha concluso, per modificare l'assetto dei dirigenti e delle posizioni amministrative. Come dire, qualcuno incomincia a tremare.